completa della 34esima domenica del tempo ordinario, solennità del nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. O Padre che hai posto il tuo Figlio come unico Re e Pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore, alimenta in noi la certezza di fede che un giorno annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, la solennità del nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, che celebriamo oggi, coincide con l'ultima domenica dell'anno liturgico, con ciò indicarci che Cristo Redentore, Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. La liturgia ci propone il brano dell'Evangelista Matteo sul giudizio finale. Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. Quale sarà la materia del giudizio finale? Gesù ci riporta all'essenziale della vita. Cosa hai fatto per tuo fratello? Ecco la nostra sorpresa. Il giudizio finale sulla mia relazione con Dio non si baserà sulle mie pratiche religiose. Ciò che conterà sarà il modo in cui ho trattato mio fratello, soprattutto il più bisognoso. E qual è il messaggio che ci vuole trasmettere il Vangelo di oggi? Giungerà la fine dei tempi e allora i cristiani e tutto il popolo della terra dovranno essere pronti. E come dobbiamo essere pronti? Attraverso le opere della misericordia. Il Signore oggi ci chiede di essere testimoni della misericordia in una società dove siamo sempre più tentati dall'indifferenza. E come dice Papa Francesco, la cultura dell'indifferenza è l'opposto dell'amore di Dio. Il Pontefice ci ricorda ancora che noi cristiani non possiamo adeguarci alla globalizzazione dell'indifferenza. Come dunque possiamo essere testimoni della misericordia? Papa Francesco dice che non pensiamo che si tratti di compiere grandi sforzi o gesti sovraumani. No, non è così. Il Signore ci indica una strada molto più semplice, fatta di piccoli gesti che hanno però ai suoi occhi un grande valore, a tal punto che ci ha detto che su questi saremo giudicati. E nella scena del giudizio finale che Gesù presenta nel Vangelo di Matteo, sia i giusti che gli ingiusti si domandano perplessi, domandano al Signore, quando lo hanno veduto affamato, nudo, malato e lo hanno soccorso o non lo hanno soccorso? E il Signore risponde loro, in verità vi dico,
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Buona domenica di Cristo.